One Podcast. Nastasia è diventato più famoso per i suoi scherzi che per il suo tennis, ma è stato un fenomeno. Era un giocatore con un talento veramente straordinario e raro, però era matto. Non ho vissuto personalmente la sua vita, il suo periodo, però era sicuramente un personaggio ingestibile. Te lo ricordi Jan Kodes? In occasione di un match di Coppa Davis, Kodes atterra in Romania e trova alla dogana un severissimo agente in divisa che gli perquisisce la valigia, sparge il contenuto per tutto l'aeroporto e poi lo blocca per una verifica giudiziaria su oggetti detenuti illegalmente. Alla fine si viene fuori questo severissimo agente era Anastasia con i baffi finti. Tu pensa. No, ma tu hai capito. Per qualche anno Anastasia ha giocato in doppio con Jimmy Connors. A un certo punto Connors alza un pallonetto altissimo sugli italiani. Immagina una moon ball proprio di quelle. Candelone. Anastasia esce dal campo, beve un bicchiere d'acqua e rientra per proseguire lo scambio. L'epoca d'oro del tennis tra il 68 e la fine degli anni 80. E tutti i fuoriclasse che hanno impreziosito quel tempo, da Borg a McEnroe, passando per Panatta, Lendl, Becker e tanti altri. Fenomeni, capaci di galleggiare sulla terra rossa del Roland Garros, dominare la sacra erba di Wimbledon, inventarsi colpi di genio al limite della fisica o dall'effetto vigliacco. Li racconto con l'aiuto di Claudio Mezzadri, ex tennista professionista che li ha incrociati tutti, in campo o fuori, per ripercorrere insieme il tempo più prolifico e irripetibile che il libro del tennis abbia mai scritto. Io sono Stefano Meloccaro e questo è Fortissimi, l'età d'oro del grande tennis. Il 23 agosto 1973 è una data storica per il tennis perché quel giorno viene pubblicata la prima classifica ATP calcolata con il computer, dunque in base a criteri oggettivi e non più secondo le valutazioni del singolo giornalista come accadeva fino a quel momento. Il numero uno del mondo è Ilie Anastasia, fresco vincitore del Roland Garros e campione a New York l'anno precedente. Resterà in vetta per 40 settimane consecutive, ma se non avessero aspettato che compissi 20 anni per farmi partire dalla Romania, lo sarei diventato molto prima. Claudio Mezzadri, grazie per essere ancora con me. Questa è la storia. Ciao, un po' Stefano. Di Ilie Anastasia, perché noi lo conosciamo come un grande tennista, un grande burlone sul campo, sì. Ma è stato il primo numero uno del mondo della storia del tennis. Sì, era un giocatore... probabilmente il giocatore più completo, sapeva fare tutto sul campo, gestire qualsiasi tipo di situazione, difesa, attacco, gioco a rete, effetti molto particolari. Era un giocatore con un talento veramente straordinario e raro, però era matto. Era veramente matto, andava oltre. Secondo me avrebbe potuto fare l'attore, ma tranquillamente. Ecco perché, scherzi, ecco perché, ci piace raccontarlo, perché è veramente un pazzoide, ma proprio votato al clown. Non prendeva niente sul serio, cioè quando parli con lui non capisci se dice sul serio o no. E lui ha questa capacità straordinaria di non prendere veramente sul serio nulla, probabilmente. E questo lo faceva vedere anche sul campo da tennis. È per questo che vive benissimo. Nasty, soprannominato Nasty, che in inglese vuol dire brutto, sporco, cattivo, indecente. Cioè, in effetti, come soprannome ci stava benissimo. Una vita di provocazioni, di frasi a effetto, di rimpianti. Sto leggendo le righe del prestigioso Colpi di Genio di Sperling Kupfer, che ho scritto, che ritrovo cose però che ci stanno bene. Tu, Claudio, dici giustamente avrebbe potuto vincere molto di più. Ma insomma, poi ricordiamoci che Anastasia, ti leggo la scheda? 108 trofei ATP, 57 in singolare e 51 in doppio, 2 slam in singolo, 3 in doppio, 2 in doppio misto e 7 Championship Series, i progenitori degli odierni Masters 1000, e 4 vittorie al Master di fine anno. Cioè, Anastasia è diventato più famoso per i suoi scherzi che per il suo tennis, ma è stato un fenomeno. È stato un fenomeno. Poi arriva sempre sui grandi giocatori questa cosa che se avesse fatto quello avrebbe vinto di più, se non fosse stato così avrebbe vinto di più. Ma io dico sempre, se non si fosse comportato come lui è, come è da suo carattere, io sono sicuro al 100% che avrebbe vinto molto meno, perché si sarebbe contenuto, avrebbe forzato un po' il suo essere. Il problema è che il suo essere è vero che gli ha fatto veramente perdere
tante partite. Ci sono innumerevoli esempi. Tu nel tuo libro le citi diverse. Sì, no, sono, bisogna sceglierli, perché la sua carriera è veramente. Ci sono episodi innumerevoli di storie che hanno dell'incredibile. Si fa fatica a credere ad alcune cose. Allora, parliamo però del tennista, poi dopo parleremo anche del resto. Sì. Fenomeno di atletismo e manualità. Il primo atleta moderno nella storia del gioco, vista la sua capacità di adattarsi a superfici così diverse tra loro. Lui giocava bene sulla terra lentissima dell'epoca, era capace di recuperi impossibili, liftava da fondo campo, cioè faceva girare la palla quando voleva, quasi come Borg e Vilas, pur giocando un tennis molto più classicheggiante. Ma poi andò anche in finale a Wimbledon, giocava bene anche sull'erba dell'epoca, tant'è che la prima finale di Borg, vinta a Wimbledon, Borg la vince in finale su Anastasia. Il giocatore più polivalente di quel periodo, ma non soltanto perché si adattava a tutte le superfici, ma perché sapeva fare qualsiasi cosa. Quindi va bene saper giocare su tutte le superfici più o meno alla stessa maniera, ma lui davvero sapeva difendere, sapeva attaccare, sapeva giocare a rete, sapeva giocare di tocco, ti sapeva fare lo slice, il lift, improvvisava, attaccava all'improvviso, smorzate. Quindi aveva questa straordinaria capacità, che significa avere un talento meraviglioso, forse troppo. Addirittura troppo. Troppe cose sapeva fare, alla fine poi fai confusione e dai giù di matto. È vero, è vero. Allora, sono partito con quella data, no, dell'agosto del 73, data in cui viene pubblicata la prima classifica ATP come la conosciamo oggi. Questo è un aneddoto importante. Fino ad allora le teste di serie dei tornei, oggi è tutto facile, no? Cioè tu sei il numero uno, sei testa di serie numero uno, io sono 18, sarò testa di serie numero 18. Insomma, punti. Esatto, il tabellone si chiude a 50, vuol dire che il 51 del mondo deve fare le qualificazioni. Al tempo la classifica era decisa da un giornalista inglese che si chiamava Lance Tingey, cioè andava lui, faceva i conti, una sorta di Rino Tommasi inglese, lui faceva i conti, lui merita, quell'altro no, e decideva questo sì, questo no, questo sì, questo no. E poi ovviamente, un po' come accade anche oggi, i singoli organizzatori dei tornei avevano possibilità, cioè io faccio il torneo italiano, chiamo Mezzadri perché mi porta pubblico, perché lo invito, è interessante. In quel 73 Nastase vinse Roland Garros in finale su Pilic, 6-3, 6-3, 6-0. Al tempo il fuori Italia si giocava dopo il Roland Garros, Nastase era imbattibile. Semifinale al Foro Italico, lui vinceva, non riusciva proprio a perdere neanche un set, non una partita. Unica eccezione, semifinale contro un giovanissimo Paolone Bertolucci. Vanno al riposo perché, per oscurità, perché non, al tempo non c'erano i riflettori, perciò a un certo punto partita, due set pari, Bertolucci gioca benissimo, sta tenendo testa al numero uno del mondo, Paolo quella notte non chiude occhio, si rigioca il match punto a punto, Nastase dorme benissimo, il giorno dopo rifila 6-0 a Paolone in mattinata e nel pomeriggio 6-1, 6-1, 6-1 a Manolo Rantas per vincere dopo il Roland Garros anche il Foro Italico. E vedi, anche qui questa follia, se vogliamo, nell'atteggiamento, in questo caso ha portato bene, perché è riuscito ad estranearsi completamente dalla partita che stava giocando e quindi ha risparmiato tanta energia mentale, mentre Paolo, come il 99% dei giocatori fanno, a partita interrotta, se non dormi, continui a pensare cosa potevi fare, cosa farò, cosa succede, è veramente inevitabile. Quindi in questo caso forse uno dei rari casi che la sua follia l'ha aiutato. Hai giocato con Nastase, hai conosciuto Nastase? L'ho conosciuto anche recentemente in tua compagnia. Sì, in un celebre villaggio turistico che frequentiamo noi VIPs d'estate. Ecco. Sì. Ma ricordo che quando giocai il torneo junior a Roland Garros, mi sembra Sergio Palmieri mi invitò ad allenarmi con lui in un campo che adesso purtroppo non c'è più, che era subito sotto al centrale. Un grande onore per uno junior allenarsi con un campione. Accidenti, ma io ero emozionatissimo, tremavo. Poi ho cercato di fare bella figura, sono riuscito a fare un buon allenamento e ho potuto conoscere anche direttamente sul campo Nastase, che la battutita me la faceva sempre, ti fa il complimento, però in quel caso è stato molto gentile, perché io ero un ragazzino e ha cercato di motivarmi, quindi ho un buon ricordo in questo senso, non ha cercato di rovinarmi la testa. Nel mio piccolissimo e umilmente, in quel villaggio cui accennavamo prima, io ho avuto la fortuna, non so bene per quali meriti, di giocare un set di doppio, una partita di esibizione per i turisti, in coppia con Ilie Nastasek. A parte che è stata un onore e una delle esperienze più belle della mia vita, ma Nastasek è sempre Nastasek, anche adesso che ha più di 70 anni, è restato Nastasek. Uguale.
Per cui inizia questo match di doppio, chiaramente ridicolo, perché giocavamo contro due dilettanti di cui uno era il vincitore, era il direttore del villaggio, per cui doveva vincere questa partita per forza. E Nastase fa: ok, batto io, perché lui parla 12 lingue, tra cui anche l'italiano. Batto io, si dispone, sai come fa il tennista quando sta per servire, no? Perciò si mette dietro la linea di fondo, batte la palla. Noi aspettiamo di iniziare, io sto a rete, lo guardo. Nastase si gira di schiena, cioè non so se riesco a renderlo solo in voce, però si gira di schiena rispetto a dove deve servire e serve di spalle. Si lancia la palla in alto e riesce a colpirla con un movimento in alto e all'indietro della racchetta, cioè lui guarda dall'altra parte, ma la palla fa un pallonettone altissimo e cade nel rettangolo dove doveva cadere. Io ero spettatore. Una cosa che fisicamente non è spiegabile dalla fisica moderna. Sì, quindi anche oggi si diverte, scherza, gioca, prende in giro, sfotte. Nella sua autobiografia ti vorrei ricordare che dice che ha avuto circa 3.000 donne in vita sua, per cui ecco, questo va sempre bleffa, detto. Bleffa. Dici, sì. In minore, perché conoscendo Nastase. Allora, uno scherzo di Nastase. Vai, parliamo di cose insomma un po' extra tennis. Te lo ricordi Jan Kodeš? Come no. Cecoslovacco, serioso, inquadrato, è l'esatto contrario di Nastase. È come Sinner e Kyrgios oggi, ok? Ebbene, bersaglio ideale per uno dei più terrificanti scherzi di Nastase. In occasione di un match di Coppa Davis, Kodeš atterra in Romania e trova alla dogana un severissimo agente in divisa che gli perquisisce la valigia, sparge il contenuto per tutto l'aeroporto e poi lo blocca per una verifica giudiziaria su oggetti detenuti illegalmente. Alla fine si viene fuori questo severissimo agente, era Nastase con i baffi finti. Tu pensa. No, ma tu hai capito. Un attore. Il giorno dopo hanno giocato uno contro l'altro, però capisci proprio lo scherzo fatto ad persona, come fa venirgli in mente. No, non ci si crede. Adriano Panatta aveva soprannominato Nastase la vecchia fattucchiera, e il suo primo slam, lo US Open del 72, dunque erba, arriva a Forest Hills dopo 5 splendidi set giocati contro Arthur Ashe. Nello stesso anno è anche finalista a Wimbledon, la finale contro Stan Smith, quello delle scarpe, perché molti non sanno che in realtà Stan Smith è esistito, sì. non è un paio di scarpe, no. E c'era anche un uomo dentro quelle scarpe, era un tennista molto forte negli anni 70, e Nastase perse la finale del 72 contro Stan Smith e poi quella del 76 contro Borg a Wimbledon. Beh, probabilmente veniva fuori anche la sua personalità, questa sua spavalderia alla fine forse serviva a mascherare qualcosa. Sono sconfitte che ci possono stare, però forse con il miglior Nastase no. Però, ripeto, questo suo atteggiamento così scherzoso, così esageratamente irriverente, nascondeva forse qualche insicurezza, quindi comunque qualche volta veniva fuori questa sua debolezza, se vogliamo. Senti, per alternare diciamo scherzi a poi a tennis giocato, c'è una spiegazione secondo te per cui il torneo migliore di Nastase, quello che lui ha sempre giocato bene, è stato il Master di fine anno? 5 finali consecutive, 4 titoli tra il 71 e il 75. Storico il titolo del 72 al Palau Blaugrana di Barcellona, prima edizione giocata con la formula dei due gruppi che è in voga ancora oggi. Però il tennis di Nastase alla fine poi funzionava molto bene sui campi veloci, perché era un giocatore che inventava tanto. Poi, per quanto riguarda i grandi successi nel torneo di fine anno, il torneo di fine anno è qualcosa di molto particolare, che si discosta un po' da quello che è il circuito, i grandi slam, le due settimane, no, nel torneo si giocava allora anche i 5 set, il Masters. Però deve essere stato uno stato d'animo il suo, cioè ritrovarsi lì con i pochi migliori evidentemente lo stimolava di più, lo faceva sentire bene. È una questione di feeling, di trovarsi a proprio agio o in una manifestazione particolare oppure in un luogo particolare. Parlando di Nastase, Claudio, non possiamo non nominare anche Jon Tyriak. Jon Tyriak è stato un altro grande protagonista degli anni 60 e 70 del tennis, poi è diventato un grande manager, poi è diventato un banchiere, sì. È diventato un organizzatore di tornei, è uno degli uomini più ricchi del mondo oggi, però al tempo fu dapprima compagno di Coppa Davis di Ilie Nastase, perché entrambi romeni, poi suo allenatore, poi suo manager, e insomma Gianni Clerici di Tyriak scrisse: se Tyriak usa la racchetta come la clava di un cavernicolo, Nastase sembra Aramis. Che guardare Nastase giocare era un piacere, era un divertimento. Tyriak era un boscaiolo. Era un boscaiolo, poi era un po' il campione mancato, era il talento mancato, si è rivelato molto più efficace e abile negli affari, era veramente
veramente incredibili negli affari, a trovare sponsor. Ho anche avuto occasione di conoscerlo bene, Jon, a New York. Mi ha invitato a casa sua quando giocavo il doppio con Gianni Okleppo. Ai tempi c'era Vilas con lui. Sì, Tiriak passò da Nastase quando capì che con Nastase più di tanto non poteva, perché era veramente pazzoide. Prese il primo Guillermo Vilas. Infatti, comunque Nastase era, adesso non ho vissuto personalmente la sua vita, il suo periodo, però era sicuramente un personaggio ingestibile, cioè difficilissimo da gestire dalla parte di un allenatore o dalla parte di un manager, perché veramente non si capiva mai se parlava sul serio o meno, non prendeva niente sul serio. A proposito di Ilie Nastase, caro Claudio, questa secondo me non la sai neanche tu, senti qui. Wimbledon, durante i quarti contro Borg, Nastase ricomincia con una delle sue sceneggiate sul campo. Allora, l'arbitro, che si chiama Jeremy Shales, lo invita a riprendere il gioco chiamandolo per cognome. Cioè, Nastase sta facendo casino e l'arbitro gli fa: Nastase, please, replay the game. Ok, cioè lo invita a ricominciare a giocare. E lo chiama Nastase. Ilie si avvicina alla sedia dell'arbitro, fa la scalata, cioè si arrampica sui gradini della sedia. Allo stesso livello? Si mette a tu per tu, a un centimetro dalla faccia dell'arbitro, e gli pronuncia la storica frase: First of all, you don't call me Nastase, you call me Mr. Nastase. You don't call me Nastase, you call me Mr. Nastase. That's better, yes? Yes, sir. Quella roba lì, cioè tu non mi chiami Nastase. Sì. Prima di tutto, se vuoi parlare con me, mi chiami Mr. Nastase. Ha cercato di timorirlo. La gente non lo sa, ma dall'anno successivo, nel programma di Wimbledon, c'è scritto Mr. Mezzadri, Mr. Meloccaro, sì, Mr. Sì. Nastase. Cioè quella roba lì fu... infatti l'autobiografia di Nastase si chiama Mr. Nastase. You call me Mr. Nastase. Dall'anno successivo fu cambiato il regolamento e la compilazione del tabellone di gioco. E aveva ragione. Era una cosa giusta, però serviva chiaramente ad intimidire l'arbitro e a far confusione, a creare casino e a cercare di far perdere la concentrazione all'avversario. Però in quel caso aveva ragione e ha avuto un seguito, tra l'altro, giustissimo, direi. Per qualche anno Nastase ha giocato in doppio con Jimmy Connors. Ora, diciamo, due cafoni diversi, no? Un cafone molto clown, un cafone nel senso vero del termine, perché... Però più produttivo, sì, no, Connors, vabbè, Connors, più furbo, mi sento di dire. Però insieme, senti qua, coppia di istrioni, hanno vinto Wimbledon 73, US Open 75. Dall'autobiografia di Jimmy Connors: quando le multe diventarono più salate dei premi che vincevamo, mi dissi che era arrivato il momento di mettere fine al sodalizio. Non è una battuta, Calcola che Connors è stato il padrino dei figli di Nastase e Nastase di Connors, cioè sono molto amici. Senti qua, Foro Italico 1975, primo turno di doppio, Connors-Nastase contro Di Matteo Franchitti, che sono due tennisti italiani molto famosi dell'epoca Panatta o pre-Panatta. A un certo punto Connors alza un pallonetto altissimo sugli italiani, immagina una moon ball proprio di quella. Candelone. Nastase esce dal campo, beve un bicchiere d'acqua e rientra per proseguire lo scambio. Turno successivo, Nastase prende a pallate la postazione del telecronista Rai, che stava commentando la partita con un tono di voce troppo alto. Queste sono scene, Claudio, giusto per capire di che tennis parliamo. Sì, scene folli, divertentissime, e che andavano, cioè, veramente prendevano il doppio, ancora più del singolare, come un totale divertimento in cui si poteva inventare qualsiasi tipo di gag. Cioè, oggi queste cose sono ovviamente impossibili, ma come diciamo spesso, mancano un po' di atteggiamenti di questo tipo, che sì, sono irriverenti, ma fanno ridere tantissimo, sono divertenti. Ti danno un motivo in più per pagare il biglietto e per guardare il match in televisione, no? Perché alla fine il tennis, volendo, può essere anche molto più che dritto, rovescio, servizio, tirare la palla di là. Purtroppo però la competizione, il denaro, ha reso tutto... è un po' il destino dello sport, di tutti gli sport. Estrema competizione, tanto denaro in gioco, quindi forti interessi, e inevitabilmente si fa fatica a mantenere queste cose, che mancano decisamente. C'è qualche giocatore divertente oggi, ma pochi. Però fa fatica. Parlando di Ilie Nastase, Claudio, però c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè, se io ti devo regalare una, se ti dovessi regalare il VHS della partita della vita di Nastase, ci vorrebbe una libreria piena, una cineteca piena, ne scegli una? Beh, sarebbe facile dire la partita che l'ha fatto diventare numero uno del mondo, partite di questo tipo, ma secondo me la partita, se non sbaglio, a Stoccolma, dove
ha infastidito, ha rotto talmente tanto le scatole a Mr. Ash, sì, che gli ha fatto abbandonare il campo. A un certo punto Ash se n'è andato e poi una decisione successiva ha riconsegnato la partita a Ash. Una cosa pazzesca, tu la racconti sicuramente meglio. Nel ma libro, è, nel quella libro, è una cosa nel libro me ce che l'ho. Potrà, Nastasia era sotto. Più assurda dell'assurdo. Allora, Nastasia era sotto, eccola qua. Nastasia era sotto 4-1, 15-40 nel terzo set. Cioè, partita praticamente persa. Sai quando una palla rimbalza sul campo? Perciò l'arbitro ordina un replay the point, cioè rifate il punto. Lui si arrabbia, comincia a fingere di servire, non se, insomma, perde 10 minuti. Alla fine Ash, che era molto amico di Nastasia, ma non ce la fa più e dice ok, se ne va dal campo, perciò tu ti ritiri, dunque ho vinto io, in teoria sì, avrebbe vinto Nastasia. Pubblico inferocito, partita non finita, l'ATP con gli organizzatori che vince Nastase, sì, perché ha vinto Ash, abbandonato tecnicamente, si è ritirato, si è ritirato Ash, però la sera si fa una riunione in albergo e se ne viene fuori l'organizzazione del torneo che dice dopo la valutazione dei fatti abbiamo deciso di soprassedere sulla tecnicità, senti sì, che bello, dell'uscita anticipata dal campo di Ash e di assegnare comunque a lui la vittoria, cioè squalificano Nastase con effetto retroattivo prima che si fosse ritirato l'altro. Se non è questa la partita della vita. Assolutamente, questi tempi della stessa. Però quando oggi vediamo che i regolamenti del tennis dell'ATP sono molto stringenti, no? Penalty point, i 25 secondi per servire, eccetera, molti di quei regolamenti nascono da quest'epoca qua, quando quel regolamento non c'era e ne succedevano di ogni. Ti chiedo anche il marchio di fabbrica di Nastasia. A me piaceva tantissimo il suo servizio con la sforbiciata. Sì. Non so se possiamo spiegarlo tecnicamente, cioè dopo che hai toccato la palla normalmente si cade, se sei destro, col piede sinistro, invece lui faceva una sforbiciata in aria e cadeva col piede destro, cosa che si vedeva fare a Becker anche dopo. A me piaceva molto quel colpo lì. Nastase comunque era veramente un fiume in piena da vedere giocare a tennis, perché era forse, correggimi se sbaglio Claudio, ma la scioltezza fatta persona, la facilità di esecuzione, l'istintività del suo gioco. Vedendolo giocare a tennis sembra tuttora, rivedendo le sue partite, poi ci si diverte sempre, guardatele se vi capita, ma sembra veramente che il tennis sia uno sport semplice. Forse io mi sono azzardato nel libro a scrivere che Nastase è genere Federer, cioè di quelli che sono nati per giocare a tennis. È uno stile moderno, proprio dal punto di vista dello stile. C'erano tantissimi altri giocatori che difficilmente dal punto di vista stilistico potremmo vedere oggi, ma lui era uno di quelli che potrebbe essere, come dire, stilisticamente parlando, potrebbe far parte del tennis moderno. Sapeva fare tutto. Chiudiamo qui su Nastase, Claudio, ma possiamo mai chiudere senza parlare del Gatto Nero di Parigi? Ah, no. Quella è no. Non può che essere la sigla finale della nostra puntata del podcast dedicata a Nastase. Quarti di finale in doppio a Parigi contro gli amici Panatta e Bertolucci. Nastase sa bene quanto Adriano sia superstizioso e decide di passare all'azione. Poco prima del match incarica il custode dell'impianto di procurargli un gatto nero in cambio di 500 franchi. Quel giorno Nastase, quell'anno, sta giocando il doppio con Bob Hewitt. Bob Hewitt cerca di dissuaderlo da questa cosa. No, Nastase dice no, lo faccio perché Panatta è superstizioso, lo devo fare. Nastase si presenta col micetto nella borsa e durante la partita, con la scusa di cambiare racchetta, tira la zip, apre la borsa e libera all'improvviso il gatto, poverino impaurito, che va in direzione di Panatta. Adriano non la prende bene. Urla qualsiasi cosa, per la cronaca la partita finisce 6-2-6-4 per Hewitt Nastase. Il gatto sta benissimo. Lo scopo è stato raggiunto, però hanno vinto la partita. Fantastico. Ha distabilizzato l'avversario e ha vinto, proprio maligno, proprio cattivo. Questi scherzi sono stati restituiti con altre. Ci fu un tempo, amici, in cui il tennis era così. Grazie Claudio. Grazie Stefano. E viva Nastase soprattutto. Sicuramente. Fortissimi, l'età d'oro del tennis, è un podcast scritto da me, Stefano Meloccaro, con Enrico Aiello, sound design di Paolo Invernizzi, supervisione tecnica di Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.